Cari amici, care amiche di Motorbox, bentornati su Radio Box, puntata numero 33, numero che potrebbe evocare un trionfo di Max Verstappen, che ancora non c'è stato, chissà se ci sarà, boh, lo vedremo tra pochissimi giorni in quel di Abu Dhabi, però facciamo un passo indietro, parliamo di quanto è successo a Jeddah, non prima però me ne accorda di aver ricordato a tutti come poterci seguire. Aspetta che mi inerpico sopra il nostro banner. Allora, ovviamente per seguirci in diretta ci sono il canale YouTube di Motorbox, si chiama Motorbox TV, il profilo Facebook di Motorbox e anche il nostro canale Twitch che è motorbox.com. Poi ovviamente per le differite, perché ci vuole ascoltare mentre fa altro, ci sono i podcast che vengono messi su Spotify dopo la diretta, basta cercare Radio Box F1. Vi ricordo poi di seguirci lungo la settimana sul nostro profilo Instagram, Motorbox Sport, e ovviamente su www.motorbox.com. Diciamo che all'ultima, penultima puntata dell'anno ormai abbiamo perfezionato, no? Come fanno i tecnici di Formula 1 che alla fine, quando si arriva verso Abu Dhabi, conoscono la macchina alla perfezione, ormai anche questa intro, tutti i nostri canali, Luca Manaccorda li conosce alla perfezione, quindi qualcosa possiamo averlo appreso dal mondo della Formula 1, molto bene. Allora, Salvo, rapidamente, perché abbiamo un ospite, vogliamo sfruttarlo chiedendogli di tutto e di più, chi ha vinto in Formula 1, dove si è corso, quando si corre e classifica, vai. Allora, tutte io, me le gioco così tutte, a razzo. Vai. Allora, si è corso, no, non lo sapete, però ve lo dico io, in Arabia Saudita, vedi, stavo pure sbagliando per fare il gradasso, in Arabia Saudita, la nuova pista di Jeddah, ha vinto Lewis Hamilton, seguito da Max Verstappen e Valtteri Bottas, in quello che è il podio più noioso della storia, ormai degli ultimi anni, però scopriamo insieme che non è stato così. Dove si corre? Settimana prossima, Abu Dhabi, gran finale di stagione fatta. L'ultima domanda era la classifica. Per la seconda volta nella storia, era successo soltanto nel 74 con Fittipaldi e Reutemann, ho pure studiato, guarda come sono bravo, si arriva con due piloti in testa alla classifica appaiati, i punti però non li so, 265 e mezzo? 369 e mezzo. Vabbè, cioè, una cosa me la fate sbagliare oppure dobbiamo essere sempre perfettini tutti gne gne gne. Fossero 265, probabilmente Bottas sarebbe in testa al mondiale. Ma detto questo, no, ti faccio l'ultimo, però. Anche lì togliendogliene 100 a testa. Non basta, ti faccio un'ultima domanda. Hai parlato di campionato pazzo, di gara pazza, stagione pazza, ma pazza o pazza con l'H? Pazza con l'H, tutta la vita, assolutamente. Allora, ospite di questa serata. Annuncio, poi sigla e via. È un ritorno per noi perché l'avevamo già avuto l'anno scorso, tra l'altro direttamente dal Kentucky abbiamo lo scrittore Luca Dalmonte. Buonasera Luca, ciao. Buonasera a tutti voi, come state? Molto bene, qua ora poi noi parleremo. Dire solo una cosa, non per fare la figura dell'anziano dentro qua, a pari punti del 74 non furono Fittipaldi e Reutemann, ma Fittipaldi e Regazzoni. Ecco, infatti, esatto. Hai fatto questo non per correggermi, ma per completezza, guarda, storica. Luca, mi ricordavo che cominciava per re, poi... Mi ricordo la gara che non venne trasmessa dalla Rai, perché all'epoca la Rai ne trasmetteva poche, trasmetteva di solito quelle sul continente europeo, e ricordo la sintesi vista con sulla Svizzera italiana, la sera, a colori, perché la Svizzera italiana, che da Cremona si prendeva, trasmetteva a colori, e lì appresi che purtroppo Clay aveva perso il mondiale a favore di Fittipaldi. E tra l'altro, se posso, con una dichiarazione meravigliosa che rende onore a come interpretava le corse Regazzoni in particolare, ma come si vivevano le corse all'epoca, molto diverso da oggi, Regazzoni disse disse una frase tipo: la sorte ha restituito a Fittipaldi quello che gli aveva tolto l'anno scorso, punto, peccato che l'abbia fatto ai danni miei. Questo era, tanto per darvi l'idea di come era molto più cavalleresca l'epoca, un'epoca poi, vabbè, che per voi è molto distante, per me è quella di quando ero
alle medie, al liceo, per cui. Salvo, ti vergogno un po', cioè subito bacchettato, ripartito. Allora sì, allora, ti dico la verità, mi vergogno, voi non lo vedete ma sono diventato fucsia, ma vorrei, Luca, perché poi alla fine è giusto anche sottolineare queste cose, i miei due colleghi non hanno fatto, cioè non sono minimamente scomposti, ma non perché non volevano correggermi, perché loro stanno lì ad aspettare i miei errori, ma perché anche loro non lo sapevano. Ma ecco, noi non abbiamo debuttato dicendo noi abbiamo studiato, noi ci siamo preparati, guardate qua come sono bravo. Ma io corretto sull'attualità, non possiamo correggerti su tutto, Salvo, cioè già sui punti la storia. Ti dico, non volevo fare la figura del saccente, però sai, questo tipo di... Hai fatto benissimo. No, sai, come quando Umberto Broccoli faceva quella meravigliosa trasmissione che era Con parole mie, dove lui tra l'altro andava a braccio. Se sbagliava la data di un giorno, il martedì, il mercoledì, c'era poi gente che scriveva e faceva osservazioni. Siccome questa trasmissione è molto seguita, vedete che qualcuno subito ha detto non è Reutemann, comincia per R come Regazzoni. Per cui, prima di fare la figura che ci siamo dimenticati. Scusate. Allora, molto quindi... Benissimo. Diciamo che arrivano a pari punti per l'ultima gara Hamilton e Vettel, inizia per la V, non so se sia Vettel o Verstappen, andiamo avanti. Allora no, qua tanto ci scusiamo con Luca, qua io prima di questa parentesi ignobile volevo fare un'altra battuta dicendo qua noi criticheremo tra poco magari la direzione gara Michael Masi per i continui ritardi, cose slittamenti, anche tentativi di trattativa, è quello che abbiamo fatto un po' noi con Luca, abbiamo detto no, ci vediamo settimana scorsa, no questa, il martedì, il lunedì alle 18, alle 19, alla fine abbiamo eletto questo orario, ma comunque andiamo avanti, entriamo subito nell'attualità. Abbiamo intitolato questa puntata Drive to Survive per tutta una serie di motivi. A, la pista, fondamentalmente, già il fatto che siano usciti tutti sulle loro gambe in Formula 1 e comunque tutti vivi in Formula 2, direi che è un primo successo non da ridere. Poi Drive to Survive, quindi Netflix probabilmente potrebbe fare una stagione intera, 10 episodi su quanto è successo probabilmente nei primi 40 giri del Gran Premio di Jeddah. E da ultimo, qua veramente, Hamilton e Verstappen stanno dando vita a quello che io a questo punto sono abbastanza tranquillo a definire uno dei più grandi, poi vedremo come andrà a finire ad Abu Dhabi, duelli della storia della Formula 1, forse Luca non così cavalleresco, ma comunque molto intenso. Quindi, Salvo, ti chiedo subito, poi facciamo intervenire anche Luca e Manacorda. Verstappen, secondo te, ha superato il limite? Si sta superando il limite? Vedi una differenza nell'approccio a questo finale di stagione di Hamilton piuttosto che quello di Verstappen? So che sono tutte domande retoriche, però spero di darti l'assist per fare una veloce disamina di quanto è successo domenica. Sì, per restare nel tema di Drive to Survive, entrambi sono chiamati a sopravvivere. Hamilton sopravvive, deve sopravvivere, perché chiaramente sportivamente, deve sopravvivere schivando i colpi o le manovre un po', diciamo, molto aggressive di Verstappen. Dall'altro lato Verstappen, anche lui deve sopravvivere, e deve sopravvivere perché la Mercedes nelle ultime gare ha cominciato a correre forte, è tornata a correre forte. E quindi... Forse l'unica cosa che gli rimane per provare a restare davanti a questa Mercedes e a questo Hamilton è proprio l'aggressività, cioè dovuto andare a ripescare un atteggiamento particolarmente aggressivo che negli ultimi anni, nelle ultime stagioni aveva un po' messo da parte, è tornato forse il Max super aggressivo che tanto faceva incazzare i tifosi della Ferrari nei primi anni quando... Portellava, Raikkonen, Vettel, eccetera, eccetera. Quindi sì, sta andando un po' sopra le righe, però sinceramente lo comprendo perché con questa disparità, soprattutto a livello motoristico, prestazionale, sul dritto, qualche cosa deve inventarsela ed è anche avvantaggiato dal fatto che a parità di punti, o comunque con il vantaggio dei punti in classifica, 1-0-0, abbiamo visto già ormai da alcune gare, tendenzialmente lo avvantaggerebbe perché ci sarebbero 25 punti in meno
da assegnare, ormai neanche non ci sono neanche più quelli, quindi uno 0-0 gli darebbe matematicamente la vittoria del titolo, per cui sì, sta oltrepassando il limite, ma è una, diciamo, una difesa studiata, è necessaria forse. Luca dal Monte. Quale? No, tu regole d'ingaggio, tu sarai in manacorda questa sera e Luca sarà dal Monte, oppure faccio proprio come a scuola, dal Monte Luca. Non ho studiato. Mi giustifico, mi ricordo. No, è stata una gara pazzesca, è stata su Michael Masi, immagino ci andremo dopo. Sì. No, sai cosa che mi fa paura? Mi fa paura quando due piloti pensano entrambi di avere sempre comunque ragione. In questo caso soprattutto Verstappen, cioè Verstappen pare che oramai abbia in missione per conto di se stessi per riuscire a portare a casa il mondiale a prescindere da, e secondo me stanno veramente rischiando di farsi male. Là di Jeddah, che è stata una pista dove peraltro poi se senti i piloti immagino che parlino al netto della gara, ma più che altro sul giro veloce si sono divertiti come dei pazzi, però voglio dire, pensare che fanno velocità come a Monza in un circuito che teoricamente è cittadino, dove i muri sono lì, hai ragione tu quando hai detto già tanto che siano tornati a casa tutti con le proprie gambe. Mi fa paura, ripeto, il senso di essere dalla parte della ragione che hanno entrambi, che lui ha sempre avuto storicamente, e che Max in questo momento secondo me ha ancora in maniera più decisa rispetto a lui. Se questo ti porta a buttarti dentro, a fare quello che ne voglia, a lasciargli la posizione e poi a riprendertela subito, cioè, voglio dire, sembra quasi, ripeto, che non è un discorso di fare delle regole cavalleresche degli anni 70 e anche dopo, è proprio un discorso di fregarsene di quelle che sono le regole, le norme, le leggi, ma anche il comportamento umano, voglio dire, in fin dei conti rimane pur sempre uno sport, e lo sport presuppone determinati comportamenti. Io faccio finta di lasciargli la posizione e nella stessa azione mi riporto davanti, cioè, voglio dire, in quale film? Poi non abbiamo capito esattamente che cosa sia successo quando quello davanti rallenta e lui può dire che si è messo sulla destra, ma in realtà mi sembra che abbia, per quanto sia stretta la pista, ha rallentato in mezzo alla pista. Voglio dire, no? Oh, ragazzi, poi quello che Hamilton fece a Baku quando venne tamponato da Vettel, Vettel uscì e gli fece la sportellata alla Cars, il film della Pixar. Voglio dire, quindi, voglio dire, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Però mi sembra veramente che si stia andando oltre. In uno spettacolo che è trasmesso in Mondovisione, chi è che ci perde? Ci perde lo sport dell'automobile, ci perde la federazione, ci perdono tutti. Manacorda? Sono d'accordo sicuramente con quanto avete detto. Per aggiungere qualcosa in più, direi che comunque su questa rivalità non stanno sicuramente giocando per calmare gli animi le squadre, perché vediamo la Mercedes, Wolff, lo sappiamo, e sclera in tutte le gare ormai, ma soprattutto la Red Bull, quando senti Helmut Marko che giustifica la frenata di Verstappen dicendo addirittura no, Verstappen non ha frenato, poi vedere il comunicato degli steward e la telemetria registra 69 bar di pressione sul freno, decelerazione di 2.4G, cioè lì veramente vuol dire, cioè, anche nella testa del tuo pilota, dagli la convinzione di poter fare veramente quello che vuole come se non ci siano regole. Quindi un po' tutti i protagonisti stanno esagerando e c'è da dire, meno male che siamo all'ultima gara, perché qua si sta avendo un'escalation nelle ultime gare veramente pericolosa soprattutto. No, sono completamente d'accordo con Luca. Cioè, il fatto che siano giustificati, no? Quando è che Max ha cominciato a ragionare? Quando il papà ha smesso di andare alle corse, cosa che ovviamente adesso ha ricominciato a fare. Quando tu hai Helmut Marko, che chiaramente di fatto ti giustifica a priori, in Mercedes sappiamo che Toto ha questo comportamento più focoso di certi italiani, una volta ancora in Mercedes cosa manca? Manca l'elemento stabilizzante di Niki Lauda, no? Lauda che aveva già comunque visto tutto, che ha i suoi tempi, voglio dire, le sue decisioni anche che hanno diviso le platee, le aveva prese, ma che
diventando più anziano, chiaramente era diventato un elemento stabilizzante. Oggi manca Lauda e Mercedes, quindi Toto è senza freni, e dall'altra parte hai Chris Horner, attenzione, c'è sempre la solita lobby degli inglesi, no? Quella contro la quale giustamente si lamentava e combatteva Ferrari da sempre. La Formula 1 è in mano agli inglesi, voglio dire, Red Bull è austriaca come sono austriaco io, cioè, è una squadra inglese, è inglese la Renault oggi, per cui è tutta una cosa dove se la scrivono, se la cantano tra di loro. Assolutamente. Salvo, volevi intervenire, ho visto che avevi la mano alzata poco fa, come a scuola, già che oggi stiamo dando nomi, sì, e cognomi. Sardina, Salvo. Sì. Sì, mi sentite bene? Perché vi sento e vi vedo un po' a scatti, però dammi conferma che riesci a sentirmi. Ti riesco a sentire. Bene, no, volevo chiedere a Luca, visto che poi lui è un... tra le altre cose, anche un grande conoscitore della Formula 1 del passato, si è tanto parlato in queste settimane, in questi mesi, anzi si è tanto paragonata la rivalità tra Verstappen e Hamilton a quelle storiche del passato, Senna, Prost, Schumacher, Häkkinen, Lauda, Hunt, eccetera, eccetera. Tu ricordi, cioè questi paragoni sono azzeccati, oppure è per certi versi una rivalità totalmente nuova che si sta basando su regole di ingaggio totalmente nuove, totalmente diverse? Allora, secondo me quella che ricorda più da vicino è quella tra Senna e Prost, cioè dove due persone arrivano a odiarsi, perché questi due si odiano adesso come Senna e Prost arrivarono a odiarsi tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. La rivalità tra Hunt e Lauda è molto diversa, molto sui generi. Quella è la storia di una grande amicizia, i due amici che a un certo punto si trovano rivali dal 76. Una delle cose che racconto sempre, questa me la raccontò Lauda, nel fine settimana di Watkins Glen, quindi diciamo verso la fine, prima di andare in Canada, i due piloti in lotta per il mondiale ebbero due camere comunicanti nello stesso albergo e lasciarono aperta la porta comunicante tra di loro. Durante il fine settimana di gara si stavano contendendo un mondiale con tutto quello che il 76 aveva comportato. Cioè queste sono Lauda e Hunt, rivalità sì in pista, ma soltanto in pista. Secondo me quella che ricorda più da vicino, perché sai, Häkkinen Schumacher è stata molto cavalleresca, è stata una rivalità sportiva. Qua invece è personale, qua non si salutano, l'abbiamo visto l'altro giorno, non si sono guardati, non si sono salutati, non si sono complimentati. Quantomeno non c'è la pantomima che Jean-Marie Balestre aveva imposto a Senna Lauda. Vedo, voi siete tutti molto giovani, io me lo ricordo molto bene, che si sono passati più di 30 anni, di dire, no, il fatto di fare la fotografia, la stretta di mano, il podio, tutte cose che sapevamo che erano false. Qui almeno non si arriva a fare questo tipo di retorica, ma io penso che in questo momento i due si odino, ma si odino profondamente, non solo a livello sportivo. E non è ovviamente un bene, non è un bene per lo sport, non è un bene per loro stessi, perché quando arrivi, è un po' il discorso che facevo prima, no? Ognuno di loro, tutto comincia ad andare male in Formula 1 quando Senna inizia a dire che lui parla con Dio, ok? Quando tu parli con Dio, qualsiasi cosa tu faccia è per forza di cose giusta. E la stessa cosa succede qua. Il primo a parlare con Dio qua è stato chiaramente Hamilton, per tutta una serie di discorsi. Adesso c'è quell'altro che gli sta rendendo pan per focaccia. È il discorso che facevo prima. Quando hai dei piloti che pensano di aver ragione, a prescindere, e poi ovviamente hai Helmut Marko che gli dice che ha ragione anche quando te le mette e dimostra il contrario, a questo punto non hai spazio di manovra, non hai spazio per iniziare a ragionare. E ripeto, la fortuna di questi signori è che nel monoposto di oggi, nonostante circuiti come quello di Jeddah, sono sicurissime. Perché il rischio di farsi male, ragazzi, la botta che ha preso Verstappen a Silverstone, una macchina di 20 anni fa si faceva male, non una macchina di 40 anni fa. E secondo me è assolutamente esagerato, cioè sta andando fuori, è una rivalità, ripeto, come Senna e Prost, con due persone che probabilmente ragionano meno di quanto comunque Senna e Prost a un certo punto ragionassero. E lì di ragionamento a un certo momento
hanno smesso di farne tutte e due, no? Voglio dire, 88, 89, 90. Questo secondo me è ancora peggio. Io qua sul tema faccio subito, metto le carte in tavola. Secondo me questo mondiale, per come sono state corse le prime 22 gare, lo meriterebbe Verstappen, a 2 o 3 zeri in più, che sono effettivamente fuori da quello che è stata la sua colpa, il suo controllo. Lasciamo stare Silverstone, ma parliamo di Baku, parliamo di Budapest, anche quanto successo a Imola è andato totalmente a suo sfavore. Quindi se vediamo il campionato di 22-23 gare, secondo me Verstappen in questo mondiale avrebbe già dovuto ampiamente vincerlo matematicamente. Ciò detto, secondo me va anche valutato come i due piloti si sono comportati. Ritengo che Hamilton in tutto questo si sia comportato, se non per Silverstone, che comunque è un incidente per quanto grave, ma pur sempre di gara, si è comportato in maniera molto più elegante rispetto a quanto non abbia fatto Verstappen. E ripeto, io spero che Verstappen vinca, perché mi piacerebbe vedere un pilota nuovo che vince il titolo, per come ha corso quest'anno lo meriterebbe, è probabilmente già ora il pilota più forte a non aver mai trionfato, quindi mi auguro che possa vincere. Ciò posto, anche nelle ultime fasi di gara di Jeddah, ma anche a San Paolo in Brasile, ci sono stati dei momenti che si è proprio umiliato da solo, cioè lo vedevi e dicevi: Max, ma cosa stai facendo? Cioè, non è così che devi vincere, non è così che puoi vincere, e stai solo peggiorando una situazione che è già molto tesa. Quindi io eviterei di metterli sullo stesso piano, cioè non li metto sullo stesso piano dal punto di vista sportivo, perché secondo me Verstappen meriterebbe, sportivamente parlando, da un punto di vista di gestione, ecco, del momento, degli episodi, anche lì ritengo che non possano essere messi sullo stesso piano, perché Hamilton si fa preferire. Hamilton comunque è un pilota che ha sempre dimostrato di essere abbastanza corretto, anzi tra i grandi campioni ritengo che sia il più corretto di tutti. Secondo me da questo punto di vista dovremmo dargliene atto, quindi non sono così convinto dell'idea di dire la situazione si sta esacerbando perché entrambi esagerano. Sì, magari, ma con gradi di intensità assolutamente differenti. Va bene, andiamo avanti allora, già che qua comunque ognuno più o meno ha detto la sua. Scusami, Alberto, sì. Alberto, giusto per chiudere, perché effettivamente abbiamo fatto riferimento a Marco, qua Giuseppe Chiaromonte ci fa notare, effettivamente nell'ultima mezz'ora, mentre noi stavamo praticamente per andare in onda, sono arrivate queste dichiarazioni di Marco, che si è scusato per quanto detto dopo la gara, dice di aver avuto dagli ingegneri delle indicazioni sbagliate, che gli hanno detto insomma non era vero che Verstappen ha frenato. Poi ci sono state le evidenze della telemetria che hanno smentito ovviamente Marco, Verstappen e gli ingegneri. Resta il fatto che comunque secondo me cambia poco, perché sì, ti scusi 3 giorni dopo, comunque il messaggio che è passato in Mondovisione è che Verstappen può comunque fare quello che vuole. Poi tutti quanti vedo che oggi nel segno della distensione dicono: ah no, il mondiale si deve chiudere in maniera pulita, non vogliamo incidenti. Questo sia ovviamente dal lato Mercedes, ma adesso lo dice anche Marco. Resta il fatto che comunque il clima mi pare piuttosto teso. Cioè, la dichiarazione di Marco è come quelle che vediamo nei telefilm degli avvocati, no? In corte. Ma la domanda devi ritirarla, la ritiro, poi intanto l'hai detta. I giurati l'hanno sentita. Sì, sì, sì. Non va verbale, ma quelli l'hanno sentita. Assolutamente. Allora, parlando, faccio un gancio un po' spericolato. Abbiamo parlato di tribunali, di avvocati, eccetera, eccetera. Parliamo anche di giudici, di giurie, di commissioni. E parliamo di... bruttissimo, oggi proprio non ne sta venendo uno, però lasciamo stare. Parliamo di Michael Masi e della direzione gara. Sicuramente, ecco, io ritengo che forse chi ha sintetizzato la gara nella miglior maniera possibile è stato Wolf. Ha detto: gara spettacolare, di sicuro non bella. E parte della spettacolarità di questa gara, della, chiamiamola così, non eccessiva bellezza da un punto di vista sportivo del Gran Premio, è dovuto anche a una direzione gara che, più che prendere delle cantonate, è sembrata abbastanza incerta, abbastanza indecisa in alcuni momenti, e di fatto poi non credo che abbia condizionato il risultato del Gran Premio, perché il podio Hamilton, Verstappen, Bottas di fatto certifica quello che è stato il risultato in pista. Cioè
è giusto che sia finita così, però la direzione gara ha fatto di tutto per rendere le cose molto complicate. Dal vostro punto di vista, magari partiamo da Manacorda, che l'abbiamo tenuto lì nell'angolo, poverino. Secondo te Masi ha gestito bene la situazione? Sì, no? E cosa avrebbe potuto fare per essere magari più adeguato a questo tipo di situazione, posto che, come ha detto Luca, stiamo vedendo qualcosa che non ha precedenti, perché mettersi a gestire due piloti e due team così poco rispettosi di qualsiasi tipo di regolamento o gentleman agreement è qualcosa che probabilmente non ha precedenti nella storia della Formula 1. Luca. Sicuramente il ruolo che ricopre adesso Masi in questo momento è forse il più scomodo al mondo, insieme a quelli che devono vaccinare i Novax costretti dal Super Green Pass, perché siamo veramente in una situazione difficilmente gestibile in ogni caso. Poi è abbastanza evidente anche che domenica obiettivamente sia stato un po' travolto dai fatti, ecco, perché quella prima bandiera rossa, come abbiamo visto, ha avuto un peso in quel momento sul risultato in pista molto pesante, perché o la dai subito o se la dai quando due piloti hanno fatto cambio gombe, altri non li hanno fatto e li superano, poi vai a snaturare quello che è l'andamento della gara. Lì però allo stesso tempo, finché il regolamento concede questa cosa, sono situazioni che si possono creare, ne ho mai viste anche in passato, perché se vi ricordate un anno in Australia la Ferrari con Vettel perse una vittoria a favore della Mercedes proprio per una bandiera rossa capitata non così immediatamente, ma che comunque incise sulle strategie. Sul resto sono comunque tanti gli episodi che hanno messo in discussione l'operato di Masi. Ovviamente quella trattativa andata in onda stile bazar che tutti hanno potuto sentire su dove piazzare Verstappen è quella più discutibile, più clamorosa mai vista. Anche lì è figlia degli eventi, perché c'è stata la ripartenza e non c'è stato il tempo appunto di permettere di punire in qualche modo Verstappen per quella manovra ritenuta inadeguata nella prima ripartenza, e quindi in qualche modo si doveva fare. Non lo so, sì, sicuramente non è stato all'altezza, però allo stesso tempo sentire Horner, ad esempio, che va a rimpiangere Charlie Whiting, mi fa pensare che anche in questo caso le esagerazioni non manchino, perché ricordiamoci che Whiting negli ultimi anni era stato più volte criticato per il suo operato, addirittura Vettel in Messico l'aveva letteralmente insultato fino a doversi scusare nel weekend di gara successivo. Quindi io lo ritengo che abbia fatto degli errori, ma non in una maniera così tanto diversa da quello che avrebbe fatto qualcun altro a posto suo, date le situazioni. Ecco, Luca Dal Monte, la trattativa, poi trattativa mi fa sempre venire in mente pagine, ecco, primo repubblicane, magari meno edificanti e sicuramente più significative rispetto a quanto non abbiamo visto domenica. Ma questa trattativa mi sembra tutto sommato nell'ordine delle cose, nel senso, ti dicono: guarda che io non sono giudice di gara, ma sono direttore di gara, ti sto dicendo, se restituisci la posizione, e per restituirla bisogna in qualche misura portare Verstappen nella ripartenza dietro a Ocon e a Hamilton, allora noi consideriamo quest'atto di buona volontà non passibile di un'indagine e conseguentemente non rischi di prendere una penalità durante la gara dopo essere ripartiti. In alternativa ti giochi le tue carte, quindi vieni eventualmente investigato poi rischi la penalità. Cioè, però è una cosa che mi sembra tutto sommato normale. Anche in Bahrain, scusami, nella prima gara a Verstappen gli è stato detto una cosa del genere: hai passato Hamilton fuori dalla pista, o restituisci la posizione o ti mandiamo under investigation. Il fatto è che noi qua l'abbiamo potuto sentire. Ecco, probabilmente il vero problema è questa finta trasparenza che esiste oggi in Formula 1, dove in realtà puoi ascoltare non tutto, ascolti chiaramente quello che ti fanno ascoltare loro. Una trattativa di questo tipo, tranne che per gli addetti ai lavori, non può che aver fatto male allo sport, perché tu sei un addetto ai lavori, quindi capisci le sfumature. Chi se lo trova in diretta televisiva e riesce a capire la conversazione in inglese, secondo me rimane sbalordito comunque da quello che è una trattativa che può essere anche legittima, sono d'accordo con te, perché se no non l'avrebbero fatto, sia ben chiaro. Però danno un'immagine che, come prima, se la raccontano, se la cantano tra di loro.
e rimane sempre ed è comunque sempre un discorso legato a questa lobby che gira in Formula 1. Io quando ho ascoltato la conversazione l'altro giorno, per qua in America non abbiamo la conversazione in inglese, quindi ce la siamo ascoltate in presa diretta senza nessuna traduzione, mi è venuto in mente quello che a un certo punto Ferrari dice nell'estate del 76, quindi sempre l'estate del duello Lauda, ma prima ancora che ci sia il duello Lauda c'è tutta una serie di battibecchi, di squalifiche con la federazione, la McLaren squalificata, vittoria del Gran Premio di Spagna. A un certo punto, dopo mesi, i verdetti poi arrivavano dopo mesi all'epoca, perché dovevano riunirsi a Parigi, alla FIA e tutto il resto. A un certo punto, nel bel mezzo dell'estate, prima ancora dell'incidente di Lauda, quindi in tempi non sospetti, tolgono per la vittoria Lauda nel Gran Premio di Spagna, che era in realtà nato da Ant, long story short. Ferrari dice, a un certo punto, Ferrari chiaramente si imbestialisce e se ne esce con una dichiarazione nella quale dice praticamente qui fanno delle, sta facendo delle cose che se le facessimo noi italiani verrebbero definite mafiose. Ed è un po' il discorso l'altro giorno, cioè sembra quasi che comunque i team inglesi abbiano un rapporto privilegiato con la federazione, con la direzione di gara e tutto il resto, per cui ne escono quasi da impuniti. La trattativa dell'altro giorno, io sono d'accordo con te, quando tu vai ad analizzarla non ha detto nulla che non sia contemplato di fatto dal manuale del perfetto direttore di gara, ma ha fatto male perché comunque sembra un do o des. Poi a un certo punto, quando Chris Horner o chi per lui dice no, non accetto, e allora passa la palla agli Stewart, allora questo ci ripensa. Cioè, ragazzi, sono cose che fanno male comunque allo sport, queste. Quando poi vengono dopo con la bandiera rossa, voglio dire, non è che ci volesse un genio capire che la macchina di Mick aveva praticamente rotto le protezioni lì fuori della pista, cioè è il tuo mestiere, l'abbiamo capito noi che andavano riaggiustate prima di iniziare, quindi probabilmente l'unica soluzione era la bandiera rossa, cioè, e a quel punto lì è stato penalizzato chi chiaramente era entrato a cambiare le gomme prime, cioè voglio dire stiamo parlando di un mondiale con tutto quello che ne compete, con tutto quello che c'è attorno a livello sportivo e anche ovviamente non sportivo, che viene deciso sul filo di dichiarazioni di decisioni che possono essere sindacate da chiunque, proprio perché oggi cos'hai? Hai gli audio di tutte, hai 200.000 telecamere che da una parte dovrebbero rendere il lavoro, se vogliamo, dei commissari, dei direttori di gara più facile, dall'altra in realtà lo rendono ancora più difficile perché tutti vediamo tutto, tutti ascoltiamo relativamente tutto. Ma torno al discorso di prima, a perderci poi è lo sport, a perderci è l'immagine della Formula 1, perché voglio dire, la Red Bull, che comunque è una squadra che oggi ha un comportamento, mi riferisco ancora alla dichiarazione di Marco dall'altro giorno, alla fine cosa ha fatto? Ha mercanteggiato. Eh sì, va bene. Allora, Alberto, scusami, aggiungo sì. Al volo, sono d'accordo ovviamente con i Luchi. La cosa che volevo aggiungere è che, a mio avviso, Masi in questo momento, non è bravo, nel senso che le decisioni che stanno prendendo sono un po' cervellotiche, probabilmente. Adesso non so se Charlie Whiting avrebbe fatto meglio, anche perché, come ricordava prima Manacorda, pure lui all'epoca era molto criticato, e comunque è un lavoro difficile. C'è da dire che però, oltre a non essere bravo, non è nemmeno fortunato, perché si sta trovando dinanzi a una guerra che è tra le più intense e incerte degli ultimi decenni, ma al di là di questo anche le stesse circostanze non lo hanno aiutato, perché cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che la trattativa di cui abbiamo parlato è stata mandata in onda, non ci fosse stata la bandiera rossa e ci fosse stata ancora una gara in corso, no?
probabilmente non ci sarebbe solo nemmeno il tempo per mandare in onda tutte queste conversazioni così accese, così sì, appunto, questo mercanteggiare tra la direzione gara e i muretti box. Quindi sì, non è bravo, c'è da dire che comunque non è neanche fortunato. Allora si facciano intelligenti e comincino ad osare quello che ci danno. Cioè, sembra quasi sì, che dobbiamo assistere a un reality. Questo è un gran primo. Esatto. Uno. Voglio dire, dobbiamo per forza ascoltarle queste comunicazioni. Voglio dire, sì, certo, sono molto interessanti. Sono sicuro che io e Umberto ce lo segneremo per il prossimo libro, una conversazione di questo tipo. Ma fanno bene allo sport? Non fanno bene allo sport. Anche perché, ripeto, il discorso che ha fatto Alberto è giustissimo, ma Alberto non ha detto i lavori. Di tutte le persone che hanno sentito quella conversazione, che cosa beh, l'abbiamo visto, insomma, sui social abbiamo visto la reazione immediata. Voglio dire, si facciano intelligenti, facciano un po' meno di glasnost e si limitano a darci le indicazioni che servono. Perché, ripeto, questo fa male senz'altro a Michael Masi. Sono d'accordo con Luca, Charlie Whiting alla fine era stato criticatissimo. Sono anche d'accordo sul fatto che sia un lavoro molto molto delicato. Però voglio dire, ognuno di noi ha un lavoro, una posizione, è come quello che sbaglia il rigore e perde il mondiale. Secondo me non ha fatto bene il suo lavoro. Non è la lotteria dei rigori o il fatto che è stato sfortunato. Ognuno deve fare il proprio lavoro. Michael Masi questo va da fare. L'altro giorno, secondo me, ha fatto un disservizio allo sport dell'automobile e della Formula 1 in particolare. Bisognerebbe pensare cosa ne pensano gli americani di Liberty Media o chi per loro di tutta questa cosa. Secondo me sono conniventi e contenti di quello che sta succedendo, perché noi parliamo del fatto che si rovina e si danneggia lo sport dell'automobile, però noi abbiamo un punto di vista. In realtà quello che è successo, secondo me, è molto spendibile da un punto di vista social, da un punto di vista di new generation. Quindi ritengo che in realtà la Formula 1 quest'anno, dal punto di vista dell'engagement, abbia guadagnato tanto, abbia guadagnato molto, poi magari verranno divulgati dei dati, lo vedremo, però ecco, mettiamola così, potrebbe esserci la connivenza in questa trasparenza. Abbiamo chiesto per tanti anni trasparenza, ora abbiamo una trasparenza che sembra quasi totale, però vabbè, ecco, lo vedremo. In effetti hai ragione, perché noi siamo qua a protestare, ma driver of the day, se potrei stappen, perché voglio dire, hai perfettamente ragione da questo punto di vista. Sì, ma poi vabbè, ora siamo in una situazione anche estremamente polarizzata e polarizzante. Salvo, velocemente, qua abbiamo parlato della direzione gara, se poi andiamo a vedere i casi, cioè sembra più un discorso di gestione totale dell'evento, più che delle singole decisioni, perché l'opportunità di bandiera rossa, ne ha già parlato Luca, fondamentalmente secondo me ci può anche stare che tu inizialmente fai uscire la safety car per un paio di giri, poi pittare in safety car, specialmente all'ottavo, nono, decimo giro, è un rischio. Quindi Mercedes si è preso un rischio, Red Bull si è preso un rischio, c'è una regola che sicuramente non è equa, quindi in regime di bandiera rossa tu puoi cambiare le gomme, però sarebbe stata comunque non equo anche la regola opposta. Quindi fondamentalmente lì si prende una decisione, alle volte ti viene bene, alle volte ti viene male, i vari Verstappen, Ricciardo. Guarda, io l'unico dubbio che ho sulla bandiera rossa è proprio sulla tempistica. Cioè, hanno fatto 3 giri in regime di safety car, circa 7-8 minuti, forse anche qualcosina in più, per poi dare la bandiera rossa. Considerando che nello stesso punto della pista venerdì aveva già sbattuto Leclerc, loro sapevano più o meno in che condizioni erano le barriere, perché l'incidente è stato anche analogo, quindi avevano gli strumenti per capire subito se la gara andava fermata immediatamente, se si poteva continuare. Guardando per quanto tempo la gara è stata interrotta, sinceramente a me viene il dubbio che la bandiera rossa non fosse necessaria e si potesse continuare per altri 3-4 giri, 5 giri in regime di safety car e poi lasciare ripartire la gara. Però chiaramente non lo sapremo mai, loro hanno gli strumenti per capire qual è la cosa migliore da fare, però in ogni caso, se la cosa migliore da fare era la bandiera rossa, non dovevano perdere 3 o 4 giri dietro safety car per decidere. Ci sta, va bene. Poi vabbè, questa regola della bandiera rossa ora non abbiamo tempo, poi magari nelle prossime puntate l'andremo ad analizzare. Luca Manacorda, la seconda partenza, Verstappen molla i freni a un certo punto dopo essere partito male, si affianca ad Hamilton in esterno, non ha spazio dove andare, furbescamente taglia
la chicane e rientra in pista davanti a tutti. A me ha ricordato un po' Monza e, come dissi all'epoca, sì, io posso mollare i freni in tutti i casi, se in quel momento mi trovo appaiato e non ho dove andare, o ti vengo a sbattere contro o taglio la chicane. A Monza andò a sbattere contro Hamilton, qui ha tagliato la chicane. Ecco, salve, è vero, a Monza noi parlammo del fatto cosa poteva fare Verstappen per evitare l'incidente: tagliare la chicane e restituire la posizione. Hamilton guarda, in entrambi i casi, aspetta, scusami, in entrambi i casi l'ha messo nella posizione di avere uno svantaggio, cioè o di andare a sbattere e poi prendersi una penalità di 3 posizioni in griglia la gara dopo, o di fondamentalmente dover tagliare la chicane e restituire la posizione. Io a Monza non avrei penalizzato Verstappen, qua sono dell'idea che in linea di massima Verstappen non avrebbe dovuto restituire la posizione. Ma lì la discriminante sta semplicemente nel fatto che Verstappen, sia a Monza ma anche in Arabia domenica, non era affiancato ad Hamilton. Lui si è affiancato. Non era affiancato al momento della staccata, però quando l'ha spinto fuori erano affiancati. Eh sì, ma se tu non freni, perché tanto fuori c'è, non c'è la ghiaia, ma c'è la via di fuga in asfalto, e sai che puoi tagliare la chicane, è facile affiancarsi, cioè a quel punto siamo bravi tutti, nel senso, secondo me è stata corretta la ricostruzione. Poi è chiaro, ne possiamo discutere tutta la vita. Tu in queste vicende sei abbastanza, diciamo, per il lasciar correre, io sono per il lasciar correre in altre situazioni. Poi sta appunto nei punti di vista. Mi pare però che, se non altro da questo punto di vista, qui la federazione, Michael Masi, i giudici di gara sono sempre stati abbastanza infatti sono stati consistent. Arriviamo a una corda, scusami Luca, dove non sono stati consistent invece è stata nella difesa di Verstappen su Hamilton in Brasile. Secondo me, sbagliando, non l'avevano penalizzato, qua invece gli hanno detto di restituire la posizione. Sull'episodio, tu sei d'accordo con quanto deciso dalla direzione gara o no? Sì, come hai detto, ricordando il Brasile, però era molto più evidente in Brasile il suo tentativo di uscire fuori, di chiudere Hamilton a costo di andare fuori sulle vie di fuga, che qua, dove qua ha tirato la staccata, poi alla fine per controllare la macchina è uscito dalla pista. Lui, giustamente, pensando magari a quel precedente in Brasile, ha detto lo posso fare anche qua e la passo liscia. Quindi l'errore più che suo in questo caso è riconducibile alla direzione gara degli steward, perché quella del Brasile, a mio parere, è molto più clamorosa di questa. Quella è passata e questa no. Eh sì, sembra che poi in questa decisione si vada anche un po' a compensazione. Tutto il pasticcio poi è conseguito a questa situazione, perché Verstappen avrebbe dovuto restituire la posizione, gli hanno detto di restituirla, i due sono andati a sbattere, dopo l'ha fatto passare e l'ha ripassato, gli hanno dato la penalità e nonostante questo poi Verstappen ha fatto ripassare Hamilton. Lì altro errore, perché se io ti faccio passare non mi dai la penalità, o se mi dai la penalità non mi chiedi di far ripassare l'avversario, delle due l'una, ecco. In tutti i casi, e qua Luca, sul fatto che, aspetta un secondo, vai, se è una cosa Sì, è una cosa flash, giusto perché poi ieri, anche ai fini della VAR che pubblichiamo sempre lunedì su Motorbox, mi sono rivisto tutti i giri con tutti i team radio tra Verstappen e il suo ingegnere. Il taglio è al giro 37. Nel corso del giro 37 a Verstappen viene detto di lasciar passare Hamilton strategicamente, e succede quello che sappiamo col tamponamento prima dell'ultima curva. Dopo il tamponamento c'è un silenzio radio, Verstappen inizia a spingere come se il mancato sorpasso di Hamilton fosse diciamo un ho ridato la posizione, lui non se l'è presa, ok. E anche dal box gli dicono: ok Max, andiamoci a prendere questa vittoria, spingi, Hamilton a 2 secondi, Hamilton a 2 secondi e 3, quindi per 3-4 giri gli dicono i distacchi da Hamilton. Poi al giro 42, quindi parliamo di 5 giri dopo l'accaduto, l'ingegnere di Verstappen si apre radio e dice: adesso Max devi lasciar passare Hamilton as soon as possible, prima possibile, cioè senza strategie, senza niente. Max lo fa, però come diceva prima Luca Dal Monte, si riprende la posizione 20 metri dopo, lo lascia passare e poi si infila all'interno e riprende la posizione. È soltanto a quel punto
forse c'era stato mi viene da pensare, un ultimatum da parte della federazione, è soltanto a quel punto che Max ha la penalità. Il giro dopo, lui, non parlando con l'ingegnere, di sua sponte lascia passare Hamilton, qualche secondo dopo essere stato avvisato di avere la penalità. Quindi secondo me lì è stato semplicemente un errore di Max nella gestione, tant'è vero che il giro dopo dal box gli dicono: Max, questo non era necessario, cioè non era necessario lasciare la posizione. Giusto per chiarire il cronistoria perfetta. Ecco, Luca, dal momento che comunque queste situazioni di dover far passare l'avversario, eccetera, eccetera, sono situazioni che sono capitate, ricapiteranno, non sarebbe chiaro anche qua, gara per gara, pista per pista, stabilire un punto in cui tu devi far passare l'avversario, fanno i briefing i piloti, nel caso uno debba restituire la posizione a un altro, lo deve fare prima di curva 4, prima di curva 8, prima di curva 18, fai così almeno non hai il problema di dover superare, non dover superare, DRS, non DRS, si dice in caso di restituzione della posizione, i due piloti devono essere avvisati, uno sta sull'interno, quello che deve passare passa all'interno, chi è dietro non ha diritto al DRS, oppure scegli un punto dove non c'è DRS, e stop, finisce così. Secondo me sarebbe una soluzione a questo problema. Dopo quanto ti posso, cioè ti lascio passare, dopo quanto tempo ti posso risuperare? 10 metri, una curva, mezzo giro, due giri, boh. Secondo me sarebbe una soluzione ottimale, voglio dire, nella Formula 1 che comunque è regolata da tutta una serie di regole, cavilli, norme, dove peraltro poi la discrezionalità dell'interpretazione, commissario di pista, direzione di gara, c'è e ha un peso enorme. Abbiamo ricordato Monza, abbiamo ricordato il Brasile e adesso a Jeddah è successa un'altra cosa ancora. Sono d'accordo, bisognerebbe avere una regola per questo e forse avere meno interventi poi in realtà per quello che riguarda la direzione di gara, perché c'è troppa discrezionalità, è un po' come il calcio, no? Qual è il problema del calcio? L'arbitro, ma non è l'arbitro in quanto tale, è la discrezionalità che ha l'arbitro, per cui un fallo te lo fisca nel primo tempo, ma lo stesso fallo ti dà l'ammonizione nel secondo, parliamo dello stesso fallo. E qui la stessa cosa, io sono d'accordo con Alberto. Il Verstappen cosa doveva fare? Andare a sbattere contro il muro, andare a sbattere contro Hamilton? Ha fatto bene a tirare dritto, ma avrebbe dovuto cedere la posizione. Soltanto che se a Monza fa una cosa, in Brasile ne fa un'altra, qui pensi a quale può essere la soluzione, c'è in ballo il mondiale, cosa fai? Prendi per la tangente, non tocchi nessuno, vai avanti e te ne guardi bene da lasciare la posizione. Ma il problema sta nelle regole o nella discrezionalità applicata a queste regole, e non parlo della malafede delle persone, parlo soltanto del fatto che nella foga di gara, voglio dire, uno prova a fare quello che gli riesce meglio. Però il problema vero è che situazioni analoghe vengono giudicate in maniera diversa a seconda di che cosa, di dove siamo, del momento di gara, e non va bene, non va bene perché comunque crea confusione e tutto quello che ne consegue. Dei momenti di gara, e aggiungerei cosa più grave, l'abbiamo detto già in una delle precedenti puntate, anche del risultato, cioè io commetto un'infrazione, nessuno esce, si mantengono le posizioni, eccetera eccetera, andiamo avanti, vediamo chi vince, poi eventualmente decidiamo dopo. Vado a sbattere, elimino il mio avversario e allora lì ti do una penalità più grave, cioè anche il risultato della scorrettezza viene soppesato, cosa che in realtà non dovrebbe essere fatta. No, sono d'accordo, ma anche il problema di tutte queste penalizzazioni, comprese quelle che ti danno sulla griglia di partenza perché cambi il motore, che sono cose che non stanno né in cielo né in terra nel mio modo di intendere lo sport e le corse. Ci sono troppe regole stupide, sono troppe regole che comunque creano un mucchio di conclusione, di confusione proprio a livello interpretativo. Perché assolutamente. Hai 23 gare che sono comunque probabilmente troppe, senz'altro tantissime, e quando arrivi, voglio dire, ripeto, sia ben chiaro, la Formula 1 è sempre stato a livello di norme, a livello di regole, è sempre stata una grande confusione sin dall'inizio. Tutto questo è solo molto più evidente perché, come dicevamo prima, ci sono a livello tecnologico, tra gli audio e le telecamere, c'è molta più possibilità di vedere, quindi di trovare l'errore anche interpretativo. La Formula 1 non ha mai brillato per coerenza dal punto di vista di interpretazione delle regole. Soltanto che adesso, voglio dire,
diventano quasi più protagonisti gli steward, i commissari di pista e il direttore di gara, quasi dei piloti. E lo dico in un anno dove i piloti in realtà sono stati dei grandi protagonisti, ma è tutto sub giudice, cioè come il gol, che se non guardi il VAR, una volta guardavi il guardialine, adesso devi guardare il VAR, se lì non sai se esultare e aspetti 3 minuti. Cioè, ragazzi, non lo so, è la direzione a cui sta andando lo sport a livello globale? Parliamone. A proposito di sport a livello globale, Luca, l'introduzione di Jeddah all'interno del calendario o comunque del Gran Premio dell'Arabia Saudita ha suscitato svariate polemiche. Poi vabbè, posto che è veramente, come possiamo dire, icing on the cake, perché si corre, ma senza voler, si corre in Russia, si corre in Ungheria, si corre ad Abu Dhabi, si corre in Cina, si corre in posti che non sono famosissimi per l'equità sociale e la democrazia. Buttiamoci anche il Texas, che magari non è il posto numero uno per quello che riguarda i diritti civili e l'accessibilità al voto delle minoranze, però diciamo che effettivamente tutto il tema dello sport washing in Arabia Saudita è molto sentito, e una cosa che secondo me è stata molto interessante è stato il fatto che comunque personalità come Vettel e Hamilton sono andati lì, hanno fatto presente quelle che erano le loro istanze e diciamo zittendo anche tutte quelle persone che dicevano sì sì, fanno tanti progressisti in Europa, vediamo se vanno a fare la stessa cosa in Arabia Saudita. Hamilton aveva il casco pro LGBTQ, Vettel ha organizzato una gara con le ragazze, sono stati entrambi molto espliciti nel portare avanti le proprie posizioni, quindi direi che comunque da questo punto di vista Formula 1, comunque una parte dei protagonisti che rappresenta la Formula 1 è stata assolutamente coerente all'interno di questa situazione. Sì, i piloti hanno dimostrato, la maggior parte dei piloti, come sempre, hanno dimostrato una grande maturità, una grande sensibilità, anche perché gli era stato detto che alle lettere di non fare nulla, e loro giustamente se ne sono fregati e hanno portato avanti le loro crociate, giustamente. Mi viene in mente quando l'Italia di Coppa Davis nel Cile di Pinochet giocò con la maglia rossa. Per dare conto al regime. Su queste manifestazioni, su questi momenti nei quali lo sport diventa ancora più grande di quello che è e riesce a portare dei messaggi. Poi voglio dire, siamo d'accordo, se dobbiamo rispettare un codice di condotta probabilmente non correremmo più da nessuna parte, giusto? Per fortuna che l'Italia ha due gran premi, che Imola e Monza, almeno corriamo in posti tranquilli. Sono d'accordo con te, perché però sai, il problema vero è il denaro, il problema vero è, cioè ragazzi, pensiamo soltanto a quanti operai sono morti in Qatar per costruire gli stadi per il mondiale, un mondiale che tra l'altro si deve giocare d'inverno perché chiaramente non si può giocare d'estate, cosa che nessuno aveva detto nel momento dell'assegnazione, ma parliamo ancora, no, della UEFA di Platini e soprattutto della FIFA di Blatter. Sappiamo come vanno certe cose, purtroppo è questo. Allora, il nuovo che avanza spesso e volentieri non è necessariamente una cosa positiva. L'Arabia Saudita ha dei grossi problemi a livello sociale, bravi i piloti che hanno portato avanti le loro idee, le loro crociate, un po' meno una federazione, o meno, molto di meno una federazione e la Formula 1 che ha accettato di andare a correre anche qua. Però voglio dirti, purtroppo la Formula 1 sta facendo quello che sta facendo tutto il resto dello sport, ragazzi. Quando qualche anno fa gli europei di atletica leggera vennero dispostati a Baku, che fino a prova contraria in Azerbaijan, il quale è comunque in Asia, perché l'Azerbaijan non mi risulta che sia in Europa, cos'altro dobbiamo dire? Ormai la politica è questa, la politica dello sport. Esatto, sono molto molto d'accordo con te. Non è una cosa edificante, sia ben chiaro. Prima di andare avanti e quindi passare alla parte più leggera con meme box eccetera eccetera, volevo farti fare velocemente due considerazioni, Luca, su Giovinazzi, che finalmente, cioè nella gara più pazza dell'anno, è
forse riuscito ad avere la prima gara lineare da non so quanto tempo, cioè, e effettivamente ha portato a casa un paio di punti, direi. Cosa ha fatto? Nono? È stato effettivamente molto molto bravo, e fa piacere che possa salutare la Formula 1 con un risultato positivo. Sì, il problema è che Antonio debba salutare la Formula 1 quando ha dimostrato di essere un pilota migliore di tanti altri che sono lì per altre ragioni. E torniamo al discorso di poco fa, cioè la geopolitica. Quando Vasseur rilascia una dichiarazione nella quale dice, per giustificare l'assunzione del cinese, ho ricevuto più proposte di sponsorizzazione negli ultimi 25 giorni che negli ultimi 25 anni, bene, lo sport è morto, perché allora mi hai confermato quello che tutti abbiamo pensato. A noi fa male da un punto di vista sportivo, ma pensate a Giovinazzi, che ha avuto la conferma di essere stato messo da parte per il momento, ma noi non sappiamo cosa succederà nel futuro. In questo momento Antonio perde un sedile che ha dimostrato di meritare in Formula 1, per che cosa? Perché il pilota cinese ti porta gli sponsor, e quindi smettiamo di chiamarla Alfa Romeo a questo punto, la Sauber può avere degli sponsor andare avanti. Allora, qui nessuno vuole fare l'educando, sappiamo benissimo che i soldi per correre sono sempre serviti, ci sono sempre stati. All'inizio del Novecento correvano le persone ricche, per cui voglio dirti, no? Sappiamo che sono una parte imprescindibile dello sport. Però allora dov'è la Federazione Italiana in questo momento? Dov'è l'Alfa Romeo? Gli altri riescono ad imporre dei piloti? I finlandesi hanno sempre avuto una scuola, gli spagnoli anche fanno crescere i piloti, noi non abbiamo nessuno. È un pilota che ha dimostrato di saperci fare e lo perdiamo per la ragione di Stato, lo perdiamo perché così la Sauber, visto che non c'è più Marchionne e probabilmente non, l'Alfa Romeo non ha più soldi di prima, può avere degli sponsor cinesi. Insomma, andiamo a vedere, voglio dire, ci sono 20 piloti, facciamo un'analisi dei 20 piloti di Formula 1 e guardiamo quanti di quelli sarebbero lì se non avessero un certo nome, un certo cognome, un certo papà, una certa azienda e tutto il resto. E Giovinazzi purtroppo viene sacrificato sull'altare di questa cosa che con lo sport non ha nulla a che vedere. Ripeto, non stiamo mica facendo i puri qua. Sappiamo che i soldi servono nello sport, nell'automobile soprattutto. Però c'è modo e modo. E qui perdiamo un pilota che è un gran bravo pilota, che è ancora molto giovane, che secondo me ha un potenziale da esprimere e che immagino esprimerà l'anno prossimo nella Formula E. Però pensare di avere Giovinazzi in Formula E mi sembra quasi, a me sembra assurdo. Ultima domanda, Flash, come hai visto la Ferrari a Jeddah? Beh, cioè, la Ferrari secondo me ha lavorato bene nel corso di tutto l'anno. La famosa dichiarazione di John Elkann dell'anno scorso, che aveva tirato tanti strali, cioè quella che non sarebbe stata competitiva nel 21, secondo me in realtà ha funzionato bene, perché ha permesso agli uomini e agli ordini di Binotto di poter lavorare con una certa relativa tranquillità, che in Formula 1 ovviamente non esiste. La Ferrari ha dimostrato di essere la terza forza in campo, ha dimostrato una costanza di rendimento maggiore rispetto a quella che è la contendente per terza forza in campo, cioè la McLaren. Porta a casa il terzo titolo nella classifica costruttori, in attesa di un 22 che dovrebbe essere, tutte le indicazioni danno, per molto costruttivo. Io dico però, secondo me il 21 della Ferrari non è stata una stagione da buttare. Certo, non c'è stato l'acuto, ed è quasi un peccato che in questo 2021, in cui l'Italia dello sport ha vinto di tutto, dalle Olimpiadi europee al campionato di freccette, manchi la vittoria della Ferrari. Però io sono convinto che loro abbiano lavorato bene, quest'anno hanno operato molto bene, i due piloti hanno dato prova di essere due piloti molto, molto affiatati tra di loro, con un Sainz che chiaramente sa qual è il suo posto, ma tutto sommato non ci sta a fare lo scudiero. E io penso che l'anno prossimo, con una vettura, se la vettura sarà effettivamente competitiva, i nostri due ci faranno. Sono un po'
potrebbero veramente essere un po' i Lauda e Regazzoni del 74 o del 75. Vedremo, vedremo. Allora, io lascerei la parola a Luca Manacorda che subito dopo la sigla ci presenterà i meme. Eccoci quindi a Meme Box, andiamo un po' a stemperare gli animi dopo questo weekend carico di tensioni. Andiamo a vedere quindi la classifica dei migliori meme scovati lungo il fantastico mondo dell'internet. Partiamo proprio da Giovinazzi, di cui abbiamo appena parlato, qui un meme dei nostri up and down o top e flop, che come volete chiamarli, con appunto Giovinazzi gli viene chiesto: Antonio, ma perché l'Alfa Romeo ti ha preferito Zu? E lui, citando il famoso cartone serie di Zero Calcare, risponde: la domanda mi devasta. Infatti l'ho anche risoprannominato nella nostra puntata che trovate su motorbox.com, da Zero Calcare a Zero Altre Gare. Andiamo poi avanti, in sesta posizione invece abbiamo Andare a Pesca con un Audi R18, parliamo qui invece di Bottas, quindi torniamo di nuovo su un pilota di cui abbiamo parlato, e la faccia di Bottas è quella dell'amico che arriva 10 secondi dopo che i due si sono menati mentre tu gli racconti tutto. Questo ovviamente è riferito a quando Bottas viene praticamente a sapere che stracacchio è successo in pista tra Hamilton e Verstappen, quella era un po' stupita di uno che però purtroppo per lui era a combattere con Ocon e non là davanti. In quinta posizione gli amici di Flop Gear, e qui invece parliamo di Ferrari, sempre per rimanere in tema con quello che abbiamo detto prima, Live GP Arabia Saudita, rosse protagoniste assolute, un titolo che in effetti genera confusione, perché le rosse sono state protagoniste, ma non erano tanto quelle di Maranello quanto quelle sventolate dai commissari di pista. Ai piedi del podio invece abbiamo questo meme su una base che trovo sempre meravigliosa, anche quella di Michael Scott premiato a sorpresa come impiegato del mese, dove colui che premia Michael Scott è la FIA, che praticamente si è messa d'accordo con la Red Bull per far partire Verstappen dietro con Hamilton, e quello premiato un po' sorpreso è appunto Ocon, che si ritrova a ripartire dalla prima posizione alla seconda ripartenza. In effetti una pole position, che anche un po' cravatta tra... cravatte, sì, marsupio sono in puro stile alpine, esatto. Sì. Anche un po' il cappello quasi l'Alonso quando era fluente. Poi saliamo sul podio, qui andiamo a parlare di scenari in vista di Abu Dhabi, visto che lo chiedevano anche nei commenti. Qui abbiamo la soluzione che probabilmente escogiterà la Red Bull nel caso in cui dovesse Verstappen incendere la posizione a Lewis Hamilton, ossia mettere quei cartelli, quelle frecce luminose che vediamo solitamente in autostrada quando ci sono dei man at work, come leggiamo nei cartelli, e quindi magari in questo modo potranno mettersi d'accordo lui e Hamilton da che parte superarsi in pista. Rimaniamo sul tema, in seconda posizione c'è la risposta Mercedes con questa modifica all'ala anteriore, che comunque abbiamo già visto che è stata piuttosto resistente nel GP Arabia Saudita, perché non si è rotta nei contatti con Ocon e soprattutto con Verstappen. Comunque da Abu Dhabi, per andare sul sicuro, vedete, la Mercedes monterà due Nokia 3310, che quindi praticamente se ci va qualcosa addosso sarà l'ostacolo o l'altra monoposto ad avere la peggio. Al primo posto, questa volta ho premiato, mi sono autopremiato i miei up and down e top flop, con questo meme che riassume benissimo il dramma di Michael Masi. Qui è Michael Masi che praticamente torna in direzione gara con delle pizze dopo la prima sospensione della gara e si ritrova Hamilton che cerca di spegnere un infiammato Max Verstappen, Perez fuori pista con Mazepin e Russell a loro volta fermi che lo soccorrono, e in lontananza Schumacher che aveva provocato tutto il caos iniziale, se vogliamo, con il suo incidente, che osserva anche lui questa scena clamorosa. E con questo passo la palla a Salvo. No, io devo avanzare una protesta formale, perché questa classifica è chiaramente una classifica farlocca, visto che l'ala anteriore con i Nokia 3310 penso che sia uno dei meme dell'anno, se non del secolo, però vabbè. Passo invece un momento. Da quando voi ne sapete di meme, ricordiamo questo. No, no, è vero. No, cioè io, delle rubriche della mia ignoranza. Ti sei premiato da solo, avresti potuto fare una cosa, avresti potuto fare una cosa, avrei vinto 22 volte già, fossi stato allora volte. Spezzo una lancia a tuo favore, perché io, vedendo quel meme lì, lo stavo per inviare nella chat, però sappiamo che alle volte io vi mando anche dei meme non bellissimi, quindi anch'io comunque avevo visto quello degli up and down. Ma detto questo, premiandoti da solo, sembri Salvo Sardina quando dice: io che ho studiato, te, io che so fare i meme, vi faccio vedere. Prego, Salvo. Vabbè, vai. Non so se ho studiato o meno, però torno a un momento storico del nostro podcast, il momento Grütz, che ricordiamo è il momento in cui ringraziamo i nostri
ascoltatori, lettori, per qualcosa, per qualche cosa che ci hanno detto. Nello specifico, eccolo qui, momento grz della settimana, Alessandro Moscardelli, che ci ha scritto settimana scorsa: il trio di Motorbox è ormai meglio di Jordan, Pippen e Rodman. Io che, risaputo, non ne sono una ceppa di basket, ho risposto: ma Pippen non può che essere Simone, quindi pur ovviamente non c'è nessun riferimento al giocatore Pippen, però insomma Pippen mi piaceva da accomunare Simone. Dimmi pure. Me la puoi spiegare, Salvo, questa battuta? Scusa, che non capisco, perché Pippen, cioè, era la spalla di Michael Jordan, quindi non capisco esattamente perché deve essere Simone Pippen. Me la puoi spiegare? È così, grazie. Perché la spalla era accanto a me in studio settimana scorsa, quindi è la mia spalla. Quindi te saresti, io che sono un Michael Jordan del giornalismo italiano di Formula 1, posso dire a un mio collega che lui è il mio Pippen, va bene? Cioè, abbiamo capito che ormai qua si andrà in hand. Dovremmo chiedere a Luca Dal Monte, tra lui e Umberto, chi è Jordan, chi è Pippen, però eviteremo di... Kobe e Shaq, dai. Noi torniamo più indietro, Michael, a Magic Johnson e a Larry Bird, siamo più vecchi noi. Ok, dai, ne sei uscito molto bene. Allora, basta, direi che a questo punto possiamo andare a fare il Toto Box e magari poi facciamo a Luca anche l'ultima domanda su quello che ci potrà attendere da Abu Dhabi. Oh, penultima puntata, stavolta è riuscita bene la sigla. Okay, io che so mandare le sigle. Salvo, allora, prego, sì, una domanda su Abu Dhabi. Sì, c'è una domanda su Abu Dhabi, in effetti, prima di andare poi sul gioco. Non riesco a recuperare, comunque era Giuseppe Chiaromonte che chiedeva gli scenari, quindi Luca, parlo con te ovviamente, visto che questi due non ne capiscono un H, gli scenari per Abu Dhabi, che cosa ci possiamo aspettare? Anche proprio, immagino che la domanda fosse stata posta proprio sul piano tattico, che cosa ti aspetti da parte di Max e cosa da parte di Lewis? Vabbè, da parte di Lewis c'è poco da dire, chiaramente cercherà di vincere, ma da parte di Max come l'ha imposta la gara? Penso che finirà con uno scontro, ma tutti e due finiranno fuori e Max vincerà. Tutti protesteranno, tanto non possono cambiare il risultato, e non abbiamo neanche Balestre che imporrà a Verstappen di chiedere scusa prima di poter iscriversi al campionato 2022. Secondo me, come sono tesi gli animi in questo momento, potrebbe veramente finire così. Voglio dire, alla fine un pilota che tutti veneriamo, come Senna ammise di aver centrato Prost in Giappone 90, non ricordo benissimo quella gara, la frustrazione, la gara che è durata 10 secondi. Secondo me si odiano troppo questi due. In questo momento questi due si odiano. Io voglio dire, spero di no, perché chiaramente ne perderebbe lo sport. La 20ª volta che ripeto questa frase, penso questa sera, e la 200ª la domenica. Però posso essere onesto, visti come sono gli animi, dedicazione di Marco e Jos Verstappen ai box e Toto che dà in escandescenza, tutta questa cosa qua mi ha portato quasi a tifare Mercedes. Ovviamente io ero partito l'anno sperando che vincesse Verstappen, se non altro perché così Michael rimaneva con i suoi 7 titoli mondiali e Lewis non vinceva l'8º quest'anno, anche se ovviamente sappiamo che i record sono fatti per essere superati. Ma come è andata avanti la situazione? Secondo me ha ragione Alberto, chiaramente, no? Ai punti, se ci fosse una classifica a punti, dovrebbe vincere Verstappen per tutta la serie di ragioni, se non altro anche perché comunque ha il maggior numero di vittorie. Ma per come si è rovinata, si è incattivita la situazione nelle ultime gare, se devo essere onesto, il risultato che io mi attendo domenica è che Verstappen, con qualsiasi scusa gli torni più utile, centri, danneggi, butti fuori Lewis Hamilton, in maniera che nessuno dei due prende punti, lui vince. Però in quel caso non ti aspetteresti
un intervento della FIA come nel 97 Schumacher Villeneuve, poi quella squalifica postuma. Una volta che sono ma sei, sì, e poi quando hai vinto ti squalificano per l'anno prossimo. Non fanno niente, perché comunque voglio dire, no? Abbiamo visto la dichiarazione di questi giorni dove comunque le telemetrie dicono una cosa e le persone coinvolte ne dicono un'altra. Ayrton lo ammise l'anno dopo, no? Andò in giro per un anno a dire che questi erano incidenti di gara che ci potevano stare e tutti gli diedero ragione, perché in effetti quello poteva benissimo essere un incidente di gara. Questa è gente che sa esattamente cosa fare con le proprie monoposto, può fingere, camuffare qualsiasi cosa. Scommettiamo che si prendono contro? Ok, qua infatti scommettiamo, dacci una classifica per il podio del Gran Premio di Abu Dhabi, però vorrei che tu a questo punto fossi coerente e non mettessi sul podio né l'uno né l'altro. Assolutamente, io metto sul podio Bottas, metto sul podio, vedo vincere Bottas, vedo arrivare secondo Norris e terzo Leclerc. I loro due secondo me non arrivano. Madonna, che classifica 108.5 103 102 101, bellissimo. Ricordiamo che questo qua è l'unico gioco dove non conta vincere, ma conta non arrivare ultimi, quindi Simone Valtieri ormai è lì, l'abbiamo lasciato andare e noi ci contendiamo l'ultima posizione. A questo punto vado io. Ammetto il fascino della teoria di Luca, tendenzialmente sono d'accordo con lui, però devo essere conservativo, devo provare a portare a casa quanti più punti possibili, quindi vado con Verstappen, Hamilton, Perez. Quindi mondiale Verstappen. Sì. Luca. Io potrei semplicemente marcare salvo, con la differenza che non posso mettere Perez e quindi vediamo a questo punto dire allo stesso modo ma sì dai, Verstappen, Hamilton, Leclerc. Però posso protestare, perché adesso lui mi marca uomo, in questo modo faremo tutti quanti gli stessi punti, e io sono lo stronzo che arriva ultimo. Sei un babbeo, perché io ti avevo detto le ultime gare le facciamo in busta chiusa e ti sei lamentato perché non eri ultimo, ti sei lamentato rispetto al fatto che avrebbe penalizzato, esatto, cioè è un regolamento che hai disegnato tu. Chi è che ha recuperato dall'ultimo posto con una gara praticamente non pronosticata nonostante queste regole? Per il secondo anno consecutivo. No, cioè ti meriteresti di perdere per il fatto di non aver accettato una regola di buon senso. No, adesso tu che sei il terzo a parlare e sei invece un racer, adesso dai un pronostico che è diverso da quello di me e quello mio. Allora io posso marcarvi entrambi, perché dicendo Verstappen, Hamilton e uno a caso, almeno uno di voi due mi rimane dietro, ok? E quindi un po' coniglietto e quindi dirò. No, ragazzi, qua vado per la vittoria, ragazzi, vado per la vittoria. Attenzione. Bottas. Hamilton. E ridi, Jack. Bottas, Hamilton e a questo punto Perez. Non può, sì può, poi sì. Poi. Con Hamilton che regala la vittoria a Bottas nei metri finali per ringraziarlo di essere, come fece Senna con Berger. Mi pentirò amaramente. Bravo, ti faccio un applauso. Meriti l'applauso. Grazie. Va bene, Simone, lo recupereremo poi dopo. Per ultimo. Va bene, allora ringraziamo tantissimo Luca, è stato un piacere averti con noi come sempre. Goditi il Kentucky, gli Stati Uniti, l'holiday season che c'è iniziata. Qui è bellissimo, l'holiday season qua è bellissima, tutte le case hanno le luci,
sulle verande, sui balconi, su, nel giardino, no, è molto bello, molto bello. Ma e lì nel Kentucky il clima com'è? Fa freddo, c'è la neve? No, o... come in Valpadana, manca la neve. Ok. Diciamo, quando fa freddo fa magari un po' più freddo. Qui ti rendi conto cosa vuol dire avere le Alpi dietro, cioè quando fermano i venti, quello che impariamo a scuola, no? Fermano i venti, invece il vento ti arriva dal circolo polare, il Canada ti passa attraverso i grandi laghi e arriva giù. Però venerdì scorso c'erano 22 gradi, una roba assurda, era bellissimo il campo. Oggi siamo uno sotto zero, però diciamo che è il clima temperato della Valpadana, al netto della nebbia che purtroppo non c'è. Purtroppo. Io sono di Cremona, me la nebbia piace. Ah, vabbè. Va bene, allora ringraziamo anche Luca Manacorda, Salvo Sardina, salutiamo tutti i nostri amici ascoltatori e noi ci sentiamo martedì prossimo per l'ultima puntata di questa stagione di Radio Box. In tutto questo però seguiteci durante il weekend, Instagram, motorbox.com, eccetera eccetera, perché vi daremo delle informazioni in loco. Tra l'altro, durante la puntata è arrivato il tampone negativo, quindi cioè, a meno che non succeda qualcosa di particolare, dovrei riuscire a entrare negli Emirati Arabi, poi vedremo. Ragazzi, è stato un piacere e a presto. Grazie a tutti. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao.